Sì, lo zig zero lo trovo qui con il nostro cavallo. Perfetto, lui in testa non risponde, fuori dalla chiamata, fuori, fuori. E che Cosa hai già detto tu? in testa il nostro cammello è qui con noi, questo scosso di merda che non risponde mai. E siamo qui alla continuazione di Principe Persia e Prince Giovanni. Detto Vabbè, forse avevo sentito male io, vabbè. questo, Ecco andiamo qui il avanti. cammello sua in testa e io. Mi ha già detto tutto. Questo è più uccidere degli altri. Muore e noi no, non perdiamo tanta vita, per fortuna. E abbiamo eliminato il primo strunzraiornato. Mandiamolo a lavarsi, giusto in testa. Esatto. Deve bere 20 anni perché sennò non si riesce. Salva, perfetto. Dai che ce la possiamo fare, tranquilli ragazzi, che ce la possiamo fare. Ci siamo, ora mi sa che devo tornare qua, raga. Fermate l'intruso. Ok, ragazzi, ci siamo. Siamo tornati nel punto di prima. Ora bisogna sicuramente fare un piccolo movimento con le mani e fare. Però tutti ragazzi. No, scherzo, non questo. Bisogna fare tranquillamente. Prendere la manovella, mi sa, e cambiare zona. A questo punto non mi resta che aspettare altro. Ragazzi, stop un attimo e arrivo. Ci Rintracciare il mio sa, Giuseppe. passato. Non ho tempo per questo. Ma che cazzo? Cominciamo molto bene la giornata, ragazzi. Abbiamo Alistair che si è fidato. Allora, vedo che devo fare e ragazzi, e subito continuo. Ragazzi, sono stato qua, dritto, praticamente dove è scomparso il Giuseppe. Il Giuseppe. Raga, occhio, occhio. Porca puttana, mamma. Che cazzo. Vabbè, raga, questa l'avete già vista sta parte, possiamo dire da una parte. Cioè, possiamo dire che l'avete già vista, dai, perché in un altro video c'è stata questo. Purtroppo volte, trapassato ponte. Avete rotto il cazzo, trappole bug. Scafus. Ma se faccio così? Non posso, vero? No, scherzo. Va bene, allora faccio così, 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 così.
casa così per sicuro che ce la facciamo. Perfetto, andiamo di qua. Olè, olè. Ok, c'è un video. Vediamo un po'. Oh, l'altra volta che ci sta Jessica Rabbit, quindi. Il tempo sta scadendo. Oh, mamma. Sei pronta? Ok. Pensavo che... Kelina si chiama questa. Kelina. Non c'è niente che ti leghi a quest'isola. E ci sarà ancor meno dopo che avrò visto la tua padrona. Vieni con me a Babilonia. Là potrai iniziare una nuova vita, lontano dal male di questo posto. Mi dispiace, principe. Ma non posso accettare la tua offerta. Va bene. Se non puoi accettare la mia offerta, te devo dire io. Andiamo avanti, dove è andata appunto Kelina, quella che sarebbe tipo Milina, ma non è Kelina, Wins. Oddio, che cazzo è? Dov'è l'imperatrice? Dove sono le sabbie? Sembra una prigione. Che stai facendo? Ci hai intrappolati qua giù! Spiacente, principe, ma solo uno di noi può ingannare il suo destino oggi. Devo combattere con Kelina. Mi sa. Tu sei l'imperatrice. Ti avevo detto di andartene, ma tu sei tornato. Così ho pensato che... Se tu potevi cambiare il tuo destino, forse io potevo cambiare il mio. Siamo rovinati. Siamo contro Kelina. Ok. Vai, tipo Kelina wins, Sven. Lo promise victory. Okay. Sarò sempre un passo più avanti di te, principe. Però puoi farmi colpire in 2 secondi, eh. La reporto male se colpisce in 2 secondi. Sei solo per muoversi. Vabbè ragazzi, qui sono un inferno. Sento l'odore della tua pelle. Ti ci vorrà ben più di una spada per penetrare le mie difese. Evitiamo di cosa guarda di parlare di penetrazione in questo momento, ma comunque va bene. Raga, questa mi ammazza e devo provare poi a affrontarla di nuovo, ce l'ho. Però non vi preoccupate che mi taglierò la parte che io morirò. Speravo che il Dahaka ti avrebbe ucciso. Speravo che Shadi ti avrebbe tenuto lontano dall'isola, o che le torri ti avrebbero sopraffatto, o persino maledetto la spada che ti è dato. Ma tu non hai sei hai finito delle maledizioni? Perché hai fatto tutto questo? Infatti, te l'ho già detto. Ho visto il mio futuro morire per me. Ma come te ho deciso di cambiarlo. Morire per mano mia? Veramente ci vuoi adesso se tu non mi lasci in pace? Perché è molto differente, però va bene. Ragazzi, non so con cui come sto facendo. Ti ci vorrà ragazzi. No, spara. Via. Ora. Sei solo tempo perso. Non esiste, non bella mia, non permetterti che ti piglia schiaffi, di miglio. Ok. Ok. Vaffanculo. Non voglio farti del male, Kelina. Mamma mia. Ma è giunta l'ora di finirla. Sei un illuso, principe.
Qualsiasi cosa tu faccia, non ci riuscirai. Proprio come me. Fallirai come ho fallito anch'io. Mi dispiace, Kaelina. Kaelina, il prince. No, perché non è in questo caso. E manco Flores Victor, ad essere sinceri. Scoppiato tutto il mondo, scoppiato. Poi che cazzo è successo? Ok, ho sconfitto Jessica Rabbit, che in realtà era l'imperatrice. La statua si è incazzata ed è morta. Devo tornare nel presente. Oh, finalmente qualcuno che mi dice che cazzo devo fare. Per la prima cazzo di volta sto gioco mi dice devi fare questo. Oh, che minchia. Ci voleva tanto, me lo dici? Oh, no, non salviamo. Io fino ad ora ho bestemmiato tutti i santi. No, no, non salviamo. Ci mancherebbe, se dobbiamo fare. Perfetto, ragazzi, ci sta sempre un solo. Ok? Nonostante tutte le profezie sulla mia sconfitta, ho battuto l'imperatrice e impedito la formazione delle sabbie del tempo. Ho sconfitto il Dahaka e il destino stesso. Però mi sa che ancora qualcosa c'è da fare, ragazzi. È ora di abbandonare quest'isola. A parte abbandonare l'isola. Però ci sta Alistair che non è d'accordo che tu abbandoni l'isola, già lo so. No. No, no, no! Ogni santa volta, e non è una cosa fattibile. Tu sventesti, tu non gli dici niente a sto pezzo di merda. Digli cazzo, ma come per me? Ti così, e vedi che sei spavento. E me la sa capace, forse una partita. Dondoli come se sei andato sull'altalena e grazie al culo di Giuseppe che tu non ce la fai a scappargli. Ma non ci scapperebbe nemmeno Speedy Gonzales se fa così. Che cazzo è? Che cos'è? Ho visto l'imperatrice morire. Non ha mai creato le sabbie. Il Dahaka non dovrebbe esistere. In teoria. Mi sa che Giuseppe è molto incazzato oggi. Ora ti porta all'angolare, scommessa? Eppure mi insegue ancora. Che cos'è che è andato storto? Ah, non lo so cosa è andato storto. Io ho ucciso a Melina. Ora vediamo. Vediamoci sto video perché veramente vorrei capire pure io. Sventeste, ma ci sei oppure devi già ceffare un bacio? Ci sono, sì. Scostumato. L'artefice della mia stessa fine. C'è il principe che si sta sentendo malissimo. Che dice, ma come è possibile? Ci sta a restare ancora, aiuto. Boh, non lo so ragazzi, vediamo un attimino. Grazie. Allora è proprio così. Ciò che è scritto nel corso del tempo è inalterabile. Magari sapere da dove viene sta merda sfutusa. Forza, vieni a prendermi. Invece di annientare le sabbie del tempo, sono stato io a crearle. E adesso? Se te l'avevo culo prima di non toccare. Valore. Non ci sto capendo una beata minchia, figlioli, veramente. Il dottore cadde per il Marajà. Accadde tutto per un motivo. Cercavamo il potere delle sabbie del tempo. Molti provarono la morte. E io fui uno di questi. Capito, ma... Ma la maschera dello spettro mi concesse una seconda chance. Tornare indietro nel tempo e cambiare il mio destino. Questo affresco mostra l'impossibile. Ragazzi, non si capisce un cazzo, ve lo giuro, io non ho capito bene cosa è successo. Vedete un attimo. Ma la maschera dello spettro mi concesse una seconda chance. Si ridillo altre 5 volte perché non abbiamo capito. Forse c'è speranza.
Senti, ma la maschera dello spettro non si è capito, ma c'è la voce. Guido, sei da una porta, scappa! Hai avuto la tua occasione per prendermi. Non ne avrai un'altra. Scappiamo. Ma io vedo un po' di calma. Oddio, aspettate un attimo, ragazzi. Non so neanche dove siamo finiti, perciò regolatevi. Vai, andiamo avanti. Vediamo un attimo un coso da salvare, soprattutto, raga, perché... Oh, madonna, mi provi, che palle. Non vedo un cazzo, girati, schifo! Dio mio. Hai adesso coso che mi vuole prendere in 2 secondi, però mi rompi il cazzo, eh? Già sto io con tutto bancato, tutto mi insegui. Oh, animi negli ass! Addio mio. Oh, Essent! Mi avete potuto scorreggio in faccia. Aiuto, aiuto, aiuto. Oh my god, Lupi disse. Hopla. Addio mio. Non tu lava mai, oh culo, ecco perché non mi arrivi, recchio. Avango. Tire la porta, ma mi fa schifo la lontana, mi fa uno schifo salvare la partita, mi fa uno schifo. Ok, devo arrivare là sopra, tiro quello, scende giù, poi devo andare di qua e tirare quell'altro, poi arrivare là e ti tiro giù pure un bacio, perché non è che c'è la soluzione. Mentre adesso dove sei che ti spacco la testa, madonna santa. Ma una fontana? No, vero? No, io che mendo la fontana, ma tu salva partite, non esiste, io non mendo ne... Ma che cazzo c'ho in mano? Ah, una spada rotta, che bello, c'è la spada pure degli zingari, ce ne nemmeno non solo non posso fare un cazzo, c'ho anche la spada degli mongoloidi. Che bello, sui test, che bello! Che cazzo. Ragazzi, vediamo un attimino cosa potevo fare e arrivo subito. Ok, manchiamo con la fine del video. Ho preso tutti e quattro tutti e tre i pilastri, scusatemi, tutti e tre i pilastri. In modo che vi ho cacciato tipo la fatica di vedere me che correvo da quel figlio di puttana che inseguo ogni 2 secondi. Così tranquillamente possiamo lavarci il naso. Vero Sven? Ok. Ragazzi, manca pochissimo alla fine del video, ve lo giuro. Devo solamente prendere. Devo vedere che c'è stato Tutankhamon qui con il vestito molto elegante. E devo scappare. Ok. Veramente? Questo ragazzo, bello mio, ci sta l'acqua. Lavo dopo che c'è il volet e vedi che con l'acqua sono solo problema. E che è? Sono in testa, puoi salutare. Vabbè, facciamo bene. Comunque. Nel frattempo salvo 5 volte perché mi sta sentendo la frena, sta pigliando. 80. Tu per favore salutando. Vabbè, comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre, se il video vi è piaciuto, ovviamente mettete mi piace, iscrivetevi per non perdervi altri video, ovviamente live eccetera eccetera. E poi in descrizione trovate come sempre tutti i contatti per contattare Zigzag99, anche il link della pagina Facebook. Mi raccomando, mettete mi piace e seguiteci, perché è veramente molto importante. E lì ovviamente parleremo insomma del canale, se succederà qualche cosa, insomma eccetera eccetera, ecco. E niente, poi anche il link della donazione, perché vuole farci una piccola donazione. E niente, io ovviamente se mando un forte abbraccio e mando la parola finale a Zigzag99. Ragazzi, avete visto l'11° capitolo di questo gioco dove abbiamo ammazzato a Melina che voleva vincere, ma Melina wins, no flawless victory, ma abbiamo vinto noi, giusto su in testa. E dopodiché c'è sta Alistair, che ormai è fidatissimo, ragazzi, ci segue ovunque, quindi non sappiamo come liberarci di lui. E abbiamo bisogno del counter di Alistair, che non mi ricordo che champion è. Ma comunque sia, ragazzi, noi ci vedremo in un prossimo video di Prince of Persia, Spirito Guerriero. E lasciate il like, appunto, fate quello che ho detto su in testa, se no c'è fuori un bacio a tutti quanti. Ma no.
Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Bella a tutti da Zigzag, è tutto.